Buonasera ai nostri telespettatori. Nel focus di oggi abbiamo con noi il dottor Marco Rossi. In questa Buonasera. occasione, buonasera. In questa occasione il dottor Marco Rossi è rappresentante, direttore dell'ufficio di pastorale sanitaria della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi per l'invito. L'occasione per la quale abbiamo invitato il dottor Marco Rossi è la conclusione di un itinerario di un percorso che la pastorale della salute della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro ha intrapreso nei mesi scorsi, un corso di formazione che culminerà nella giornata del 12 di febbraio. Allora, chiederei al dottor Rossi di spiegarci questa giornata, come è strutturata, quali sono anche le sue finalità. Allora, questo corso è stato ideato dalla pastorale sanitaria della nostra diocesi più di 2 anni fa. Ovviamente l'emergenza Covid ha un po' stravolto il programma e i tempi di attuazione, anche perché ci faceva piacere, ci sembrava importante che questo corso avvenisse con la presenza di coloro che si erano iscritti, avevano mostrato questa disponibilità a fare con noi questo percorso di formazione. Per cui, diciamo, è stato posticipato ed è iniziato nel dicembre del 2021, pochi mesi fa. Un corso di formazione che intanto a chi era rivolto? È rivolto alle persone, ovviamente laici e religiosi, che hanno piacere, voglia, desiderio di fare un percorso formativo all'interno di un percorso sulla pastorale sanitaria. Infatti il corso era proprio questo, corso di formazione per operatori volontari della salute. Il problema della salute credo che sia in cima ai nostri pensieri, non soltanto ora ovviamente proiettati su tutti i mezzi di informazione per quanto riguarda l'emergenza Covid, che ormai ha, come dire, inflazionato sia sul piano scientifico, divulgativo, informativo, telegiornali, mezzi di informazione, contraddittori, ma in generale la salute credo che rappresenti il bene più prezioso che tutti noi abbiamo e che chiaramente va cercato di tutelare, difendere, proteggere dal suo concepimento fino alla morte naturale. E su questo impegno è stato un pochino organizzato questo corso. Perché tanto si parla di volontari, cioè persone che hanno una loro sensibilità, hanno la voglia di fare un percorso di formazione in questo senso, ma che si rendono disponibili e disposti ad aiutare, a difendere, a tutelare la vita in qualunque ambito essa sia messa in pericolo. E ovviamente c'è bisogno di uno stimolo, nei confronti di un mondo del volontariato per farsi carico non soltanto i problemi della salute intesa come malattie, ma tutto quello che la problematica malattia comporta, la solitudine, l'abbandono, le difficoltà a vivere una vita sociale in un momento di fragilità che il nostro organismo può andare incontro. E questo corso aveva questo scopo, insomma, di formare, di informare e formare in modo tale che chi si volesse dare la propria disponibilità a stare accanto al malato avesse anche la competenza e la qualità per poterlo fare non soltanto con lo spirito, diciamo, di approfondimento cristiano e di crescita cristiana, ma anche fornendogli degli elementi per avere una assistenza più qualificata nei confronti di queste persone sofferenti. Allora, ricordiamo sabato 12 febbraio all'interno dell'Episcopio di Arezzo una mattinata di lavori. Oltretutto verrà anche presentato dai rappresentanti della ASL Toscana Sud-Est il libro bianco sui servizi sociosanitari. Quindi, insomma, un'occasione anche importante di dialogo con il territorio, ecco. Ma assolutamente, diciamo, questo corso ha avuto vari momenti, momento della bioetica, il momento della formazione cristiana, il momento socio-pedagogico e l'ultima parte che era anche quella, diciamo, con un maggiore impegno temporale, cioè una mattinata dedicata a vari argomenti, che erano quelli, l'organizzazione anche dei servizi sociosanitari, cioè sapere, capire, conoscere come è organizzato il nostro territorio sui servizi sociosanitari. E sarà presente con noi il dottor Evaristo Giglio, che è il direttore della zona distretto di Arezzo, per cui
dire, il massimo rappresentante dell'azienda sanitaria USL Toscana Sud-Est per il territorio aretino, sarà presente un medico di famiglia dell'Associazione dei Medici Cattolici, ma un medico che ha un ruolo a livello nostro territoriale come medico di famiglia, il dottor Zanna, che ci verrà a illustrare il ruolo del medico di famiglia nella prossimità al malato sofferente. Avremo poi la dottoressa Piangoloni, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta nella nostra città, che verrà a parlarci della relazione fondamentale, importante, come relazionarsi con il malato e con la famiglia. E infine, come avevi avuto modo di illustrare, il Libro Bianco. Il Libro Bianco, che è un lavoro, direi anche una grande anche iniziativa che la nostra pastorale, alcuni della nostra pastorale, hanno avuto modo di fare nel corso degli ultimi anni, che è quello di far conoscere, di rendere disponibili a tutte le persone tutto il mondo del volontariato e non, cioè dei servizi sociosanitari disponibili nella nostra città e nella nostra provincia. Sono state identificate più di 3.000 voci impegnate in ambiti ovviamente completamente diversi dall'ambito scolastico, sociale, pedagogico, sanitario, assistenziale, caritatevole, cioè tutto ciò, tutto un mondo che gira intorno al volontariato e che ha come elemento di riferimento il bene della persona, la tutela della persona, sia nell'ambito sociosanitario che è proprio dell'ambito del sostegno anche economico a persone sofferenti, e lo scopo era quello di fornire un'informazione in modo tale che persone che avessero bisogno sapessero quali sono le associazioni e il mondo del volontariato che è coinvolto e interessato in quello specifico problema che si venivano a affrontare. Da questo è nato questo Libro Bianco, che è un'iniziativa forse unica anche nel panorama, direi, nazionale, per l'impegno che, e per le voci che sono state estrapolate e che poi è consultabile al momento a livello del sito della Caritas, e per cui noi l'abbiamo poi messo a disposizione della nostra diocesi e della Caritas stessa in modo tale che fosse usufruibile da tutti anche online. Naturalmente parliamo della Caritas della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, insomma, quindi nel sito caritasarezzo.it. Questo è un periodo particolare per il mondo della sanità e della salute, ormai è un periodo che inizia a avere 2 anni. Ecco, quali sono le sfide che si trova di fronte in questo momento? Sono sfide sicuramente enormi, quindi insomma anche sono problemi complessi, però alla luce anche di questo percorso che come pastorale della salute state facendo, quali sono le sfide che ha di fronte il sistema della salute, il sistema del volontariato in relazione appunto alla situazione pandemica che stiamo vivendo? Ma intanto credo che la cosa più importante che deve essere condivisa, e spero che lo sia anche da parte dei nostri ascoltatori, è la strenua difesa in termini di qualità e di impegno anche di investimenti della sanità pubblica. Perché se questa pandemia ci ha lasciato qualcosa, ha lasciato sicuramente l'importanza di una centralità della sanità pubblica, di una sanità che ha fatto fronte, anche se inizialmente con difficoltà che tutt'oggi permangono, ma grazie allo sforzo di tutti, da chi gli amministratori, i medici, il personale sanitario in genere, uno sforzo enorme per rispondere, direi che è stato fatto in maniera anche adeguata e qualificata a una sfida che non era mai stata, come dire, né percepita né vissuta, quantomeno dalla medicina moderna del dopoguerra, e questo dobbiamo renderne conto. E la seconda sfida, secondo me altrettanto più importante, è quella che purtroppo questo Covid ci ha messo un po' al centro anche, oltre che della malattia, anche della solitudine, perché poi molti dei malati di Covid hanno dovuto vivere, per ovvie ragioni anche di evitare un contagio o contatti, un percorso di solitudine nella propria malattia. Io mi auguro che dietro alle mascherine, dietro ai camici, dietro ai guanti, il lattice, possono ritornare anche il percorso proprio del contatto umano, dell'esperienza, della centralità della persona, e che possiamo tutti noi trovare lo stimolo, l'impegno, la voglia, il desiderio di mettersi a servizio dell'altro, perché poi
le malattie si possono curare, le epidemie si possono affrontare in maniera adeguata, dando delle risposte sanitarie efficienti, ma quello che a volte oggi risulta sia più difficile è la solitudine di tante persone che si sono trovate sole, sole per problematiche economiche, sole per problematiche di assenza di un tessuto sociale che le ha saputo guidare e aiutare, e questa è una sfida che secondo me resta in una popolazione che diventa sempre più anziana, resta in un mondo in cui le famiglie disgregate trovano meno la capacità di rispondere in maniera unitaria a un problema che potrebbe riguardare la salute, resta in tante persone, nei disabili che si trovano soli a affrontare un percorso di vita, e noi dobbiamo avere la forza e il coraggio al nostro mondo, al mondo sociale che ci circonda, alle istituzioni che lo rappresentano e alla sanità pubblica di dare delle risposte. Ma laddove queste risposte non arrivano o non arrivano nella maniera più, diciamo, adeguata e completa possibile, io credo deve essere uno stimolo da parte di tutti noi del non stare a guardare, ma del rimboccarsi le maniche e dare una risposta che sia qualificata. Però ecco, l'impegno e l'entusiasmo devono trovare anche la capacità di trovare persone competenti nello stare accanto a una persona che ha bisogno. Ma sicuramente questo Covid deve ridare uno slancio al mondo del volontariato, a tutte quelle persone che hanno trovato spazio e modo nella loro vita di dedicare del tempo all'altro, perché ora ancora forse ne ce n'è ancora più bisogno. Ed è questo un percorso anche di speranza per il mondo, perché quando io do o noi diamo qualcosa per gli altri, è una speranza che un domani anch'io, se sarò solo, qualcuno la darà a me, quella speranza. Per cui mi auguro che questo corso sia una piccola goccia che noi buttiamo, ma che sia, come dire, anche lo stimolo da parte di tutti noi, che questa trasmissione contribuisca ad avere un incentivo, una voglia, un desiderio di dare qualcosa agli altri, e questo dare qualcosa agli altri è sicuramente la cosa migliore per far crescere noi stessi. Nel nostro piccolo noi cerchiamo di farlo, brevemente, perché siamo in chiusura. Tra l'altro questa iniziativa arriva proprio l'11 di febbraio, si celebra la giornata mondiale del malato, in relazione anche a quello che lei diceva, insomma è molto importante anche questo momento, insomma, di incontro, di preghiera, in seno tra l'altro alle celebrazioni per la Madonna del Conforto nella novena. Sì, Arezzo ha questa fortuna che la giornata del malato si inserisce all'interno della novena della Madonna del Conforto, e ovviamente per come era stata ideata e per come è stata vissuta negli anni precedenti alla pandemia, vedeva tanti malati che affollavano il Duomo, ed era un momento come se si creasse nella nostra cattedrale una piccola Lourdes. In realtà negli ultimi anni, soprattutto il problema della pandemia ha ovviamente impedito, da un punto di vista anche della prevenzione, di portare troppa gente, soprattutto quelle persone più fragili che potrebbero avere rischi, a vivere in un momento di comunità allargata dove anche il rischio dell'infezione potrebbe aumentare. Ma è anche l'occasione perché tutto il mondo, in questo senso, del volontariato, ma anche quello delle istituzioni, medici, infermieri, le confraterniche, le associazioni di volontariato, si ritrovano tutti in Duomo per vivere questo momento. Noi abbiamo questo, come dire, elemento che ci unisce, che è la tutela della vita, la dignità della persona e la centralità del malato, ed è un modo anche per raccordarsi con il nostro vescovo in questa giornata. E poi per i malati, per tutti coloro che vogliono seguire, abbiamo Tele San Domenico, che saprà fare un ottimo servizio e portare la messa nelle case di tutte le persone che non potranno essere lì con noi. Naturalmente non posso che confermare, insomma, e ringraziare anche il dottor Marco Rossi per quest'ultima affermazione. Allora, il tempo a nostra disposizione si è concluso, insomma io vorrei ringraziare il dottor Marco Rossi, augurargli anche buon lavoro per il lavoro importante che sta svolgendo sia in qualità di direttore dell'ufficio ma anche all'interno dell'ospedale Aretino in un periodo così difficile. Lo ringrazierei appunto ancora per la sua disponibilità, ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fin qui, e quindi io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie, buonasera.